Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Wig Love. Io sono Cinzia e ho la rapace universale. Oggi voglio parlarvi di una parrucca di capelli veri con una densità molto molto ridotta, che non è questa. Questa si chiama So Chic, è una parrucca sintetica, è una parrucca con una densità un po' più elevata, un po' più di movimento. L'ho messa perché così quando cambierò parrucca e quando vedrete la parrucca di capelli veri, vedrete proprio la differenza fra l'una e l'altra. Questa parrucca comunque è di Gisella Meyer, del colore 6828. Quindi, giusto perché lo sappiate, ma andiamo subito a vedere la Venus Lace per vedere che caratteristiche ha. Andiamo a vedere. Ed eccoci qui con la Venus Lace, una parrucca di capelli veri al 100% con una costruzione molto particolare. Vedete che non ha per niente volume. È una parrucca che secondo me ricorda molto la High End Como e tutta questa serie di parrucche high-end di Gisella Meyer con una bassissima densità che risulta estremamente naturale e che è ottima se per esempio state passando la vostra prima parrucca e avevate già pochi capelli e ne volete comunque avere, però non eccessivamente, quindi non volete fare dei salti pazzeschi. Queste sono parrucche che vanno molto molto bene in queste occasioni e che sicuramente non vi faranno sentire come se aveste tantissimi capelli in testa. Questa è una parrucca totalmente fatta a mano, con, vedete anche qui il lace front, la riga libera. Quindi potete fare la riga ovunque voi vogliate e ha una delle costruzioni più leggere in assoluto, che sono delle costruzioni, come vi avevo detto, come la High End Como, per esempio, con un lace che arriva fino al tab dell'orecchio. Quindi anche qui c'è il lace. Chiaramente, se vedete che questo lace è un po' troppo largo, eccetera, si può tagliare bene sotto in modo che si veda di meno, comunque con un po' di pazienza e stando un po' attenti. Come d'altronde anche la linea high-end della Meyer, questa ha una grandezza che è abbastanza ridotta, vuol dire che veste medio-piccolo. Vedete, io ho un 55,5 e ho un po' di lasco, ma direi che se avete una testa che si estende particolarmente verso dietro, una testa che non è iperconforme alle norme, qui non c'è tantissimo spazio. Comunque vi faccio un giro per farvi vedere che non ha poi appunto tutto questo volume. Poi chiaramente quando la asciugate potete asciugarla dando un po' più di volume, per esempio asciugandola da una parte e poi facendo la riga dall'altra. Insomma, quei modi in cui è normale asciugare i capelli per volumizzare. Il taglio è quasi tutto di una lunghezza unica, qui ci sono dei capelli leggermente più corti rispetto a qui, però diciamo che non è una scalatura eccessiva. E questo è il colore 812, quindi vedete una base castano media con le mesh 12 che sono di un castano chiaro, diciamo, non sono proprio bionde. Ok, andiamo a vedere la particolarità estrema di questa parrucca, andiamo a vedere l'interno. L'interno, come vi dicevo prima e vi preannunciavo, è molto 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 simile a quelle delle high-end di Gisella Meyer e anche alle ultime di Jean Reno, quindi le Light. Vedete che ha il tab dell'orecchio qui in silicone, potete metterci biadesivo, tutta una parte di lace front che arriva anche davanti al tab dell'orecchio. Quindi lace front ipernaturale, nodi molto molto piccoli su questa parrucca, poi questo che è il monofilamento per la riga libera e poi troviamo dietro la parte tutta fatta a mano con la parte elastica che vi aiuta ad abbracciare meglio la testa. Qui non abbiamo il silicone come invece succede nelle high-end della Meyer e anche come succede nelle Light di Jean Reno. In generale, quando abbiamo una costruzione simile a questa, non abbiamo mai tanti capelli perché sennò peserebbe troppo in una costruzione così delicata. Queste sono costruzioni appunto molto molto delicate. Quando mettete una parrucca, la prendete per i tab dell'orecchio, non tirate mai il lace. Quando la togliete tirando via da sempre dei tab dell'orecchio, quindi mettete le dita sotto e ve la portate avanti. Ve la aggiustate sempre prendendola dai tab dell'orecchio.
Vi ricordo che questi capelli quindi non sono stati messi in piega, la piega è anzi quella direttamente che trovate quando li togliete dalla scatola, per cui sì, va bene, non è la piega migliore del mondo, poi ve la farete voi con phon eccetera. Se avete domande fatemele qua sotto, iscrivetevi nei vari canali, iscrivetevi alla newsletter perché ogni tanto mandiamo promozioni, cose interessanti. Io vi ringrazio, mettete un like per supportare il canale, iscrivetevi anche qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!